Eccoci, ora rovino tutti i cavalli ovviamente perché sì, mi pare. Eccoci qui. Pronti? Io sì. Ok. Rimettiamo sul nostro bellissimo treppiede. Oh, che bello! Invece di cavare un bel pacco di carta. Mamma mia! Ho detto male che risparmiano sulla carta. Ok. Ecco qua. Non so esattamente cosa c'è qui dentro, quindi oh. Il puledro o la giumenta? La giumenta! Wow! Oh mio Dio, ma è scurissima! È scurissima, pensavo fosse più chiara io. Vabbè, bello lo stesso. Come mai è così scura? Mi vengono un po' dubbi. Ah! Ovviamente non si apre. C'ho coltello. Io sono attrezzata. Aspettate un attimo. Arrivo subito. Ecco, ce l'ho fatta. Scusate, eh. Non faccio adesso, no, che... Eccolo qui. Wow. È proprio bella. Il suo nome è Jewel. Sì, perché c'ha questi strani oggetti. Sono dei... Come si chiamano? I leghini per tenere la criniera. Ancora qua. Meno... Ora, io rimangio tutte le parole. I tedeschi non risparmiano sulla carta. Ovviamente, però sull'imballaggio sì. Infatti costava pochissimo, mi sono sorpresa. Ecco questa etichetta. Ciao! Oddio, è bellissima. Mettiamola qua accanto al nostro argo. E andiamo. Sì. Ecco, questo deve essere il puledro. O la puledra, dipende. Voglio lasciare lo stallone per ultimo perché è più bello. Scusate, eccolo qua. Oh, è scurissimo! Ma è scurissimo! Io pensavo fosse più chiaro. È scurissimo. Ho la faccia dello scuro. Ok, apriamo anche questo. Forse, eh. Mamma mia, non si apre. Ecco, si è aperto. Eccolo qui. Dan dan. È bellissimo. Guardate com'è bellino. Non si vede nulla. Non si vede niente. Eccolo lì. Bellissimo. Oddio mio. Bellissimo. È maschio o femmina? Niente, è femmina. Sì, è femmina. Lo volevo proprio femmina. Ok, è un rossiccio molto russo. È molto bella anche la giumenta. E il pezzo forte. Oh, voglio che anche voi a casa fate così. Oh, porco cane. È bellissimo. Oh mio Dio, è troppo bello, sto svenendo. Ah, scusate il termine, ma... Eccolo qui. Scusate il termine, ma è adeguato. È adeguato. Avrò aspettato 30 anni, ma ne è valsa la pena. Eccolo qui. Leggete qua. Trakehner, ma non si legge. Eccolo lì, Trakehner Stelium. Oddio. Ta-da! Oh mio Dio. Lui è la nuova sfaccettatura del mio canale, la nuova grafica. Ci ho messo lui, preso dal sito della Sketch. Oh mio Dio, è bellissimo. Oh, è bellissimo. Ok, non vi ho detto i nomi. Non vi ho detto i nomi. Oh, sta carta. Meno male, eh. Meno male che risparmiano. Oh mio Dio. Oddio. Allora. Lui è Argo. Lei è Jewel. Lei è femmina perché non ha niente, potevo decidere ma lo voglio fare femmina perché c'ho troppi puledri Sketch maschi, ne ho già due. Lei è Philly. Beh, il nome no, per l'amor di Dio. Non è per niente, nome proprio per niente. Lui è Skipper. Oh mio Dio, è bellissimo. Lo adoro, lo adoro. Oddio, è troppo bello. Non vedo l'ora di metterlo nella mia scuderia. È troppo bello, ragazzi. Adesso iniziamo una bella trafila. Se ci sono su Amazon.it, inizio a comprarli tutti. Prima di quest'estate li devo già avere tutti. Bellissimo. Oh yeah. Ok. E i miei nuovi cavalli Sclatch. Scusate la carta, ma... Eccoli qua, i miei nuovi cavalli Sclatch. Sono pronti a fare un ingresso trionfale nella mia scuderia.
Lei è Palè, è una giumenta frisone del 2014 che tutti voi avrete visto sicuramente, perché ormai i cavalli 2014 girano più che qualcos'altro, tipo le notizie eccetera, ormai su YouTube sono famosissimi. Allora, qua vediamo il suo sguardo, che la nostra Palè ha veramente uno sguardo bellissimo. Ora qui col video non si vede bene, però in realtà fa più effetto, perché dalle foto, dai video, sembrano sempre più brutti i cavalli, invece in realtà forse si rivelano ancora più belli di quello che sono nei foto e nei video. Ok, andiamo a fare una breve recensione di questa cavalla. Come ho già detto, ha un bellissimo sguardo. Poi è molto realistica, perché anche i frisoni sono un po' tozzi come lei, quindi è fatta bene. Ha questi bellissimi ciuffi di pelo alle zampe, non ha i ferri. Poi guardate il pelo, se riesco a mettere a fuoco ve lo faccio vedere. Non va. Vabbè, ci sono molte, moltissime righette del pelo. Ecco, righette del pelo, guardate là. Cioè, incredibile. Io non avrei tutta la pazienza che hanno quelli della Scratch per fare tutte queste righette, perché come si vede dal catalogo, le fanno con lo scalpellino. Ok, e questa è la nostra Palè. Ha anche una bella treccia fermata con questi affari rossi che dovrebbero essere, non so cosa, dei leghini, della specie di affari dove racchiudono la treccia. Non so bene cosa sia. Poi abbiamo la fine della treccia con questo bellissimo ciuffo rosso. E la stessa cosa accade per la coda, solo che queste non sono trecce, ma sono fermate così. Sono due ciuffi uniti insieme e fermati. E qua in fondo c'è un bellissimo ciuffo. La cavalla sembra che sia stata ritratta mentre galoppa. Ed è bellissima. Ok, e questa era Palè. Ma non è finita qui. C'è un altro pezzo che non è meno importante della nostra Palè. Stiamo parlando del secondo e ultimo oggetto che ho comprato. Oggetto, cavalla. Eccola qua, lei è la giumenta araba. Si chiama Diana. Lo so, ci ho già chiamato la mucca così, ma tanto la mucca non la guardo quasi mai, invece i cavalli sempre nei video, quindi. Allora, particolarità di Diana. Lo so che nel video si vede che qui è molto scura di nero, però in realtà è molto più chiara nella realtà. Andiamo a vedere questa bellissima giumenta araba del 2014. È bellissima. Più che un pony, lei sembra addirittura una poledra. Cioè, è molto giovane, perché ha dei tratti davvero molto piccoli. Piccoli, piccoli. Ok, so se sento questi passerotti fuori, ma c'è davvero troppo caldo. Quindi ho deciso di venire a casa. Sì, di venire fuori a fare video. Ok, guardiamo lo sguardo di Diana. Se riesco a mettervelo a fuoco. Forse. Fuoco. Ma non ci mette a fuoco. Vabbè. Ecco, adesso c'è anche l'asino di sottofondo. Sì, mi sembra che sarà mia amica, che potete vedere su Google più. Comunque, questo è lo sguardo di Diana, che è davvero dei bei occhi, un bel muso e delle belle orecchie, con questo ciuffo di pelo molto carino. Questo collo arcuato così è davvero molto elegante. Abbiamo questa bellissima criniera riunita a ciuffi con dei bellissimi leghini rosa. Questo stupendo pelo, sempre fatto con lo scalpellino del Messi Scratch. Le zampe finiscono in nero. Qua c'è una piccola balzana bianca a corona, la nera totale. Qua invece c'è una balzana normale e qua un'altra balzana. Vero che hanno seguito molto la realtà dei cavalli, perché quando la zampa finisce in bianco, lo zoccolo è bianco, mentre se finisce in nero, lo zoccolo è nero. Questa cavalla ha due zoccoli neri e due zoccoli bianchi, molto realistica. Lei ha i ferri e la cosa eccezionale che ho notato è che non ci sono sbavature di argento. Cioè, è fatta bene, proprio bene bene, fatta benissimo. Lei è ritratta mentre trotta. La nostra Diana è veramente molto carina. Guardate i rumori. Guardate questa coda molto bellina. Sì, 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 è proprio fatta bene. Questa è Diana e quella è Palè. Questi sono i miei due acquisti, oddio. Ecco, giornalieri. Ok, partiamo col primo. Lui è Santos, è un poledo campstuber. Mi piace tanto il colore perché ricorda il gelato alla stracciatella, vabbè, lasciamo perdere. Ha questi occhi bellissimi,
anche se non si vede, e questi zoccolini. Ma la parte più bella è la coda scurissima. Andiamo avanti con Zenith. Questo è un puledro fjord, molto bellina la coda e anche la criniera spruzzata di bianco, questi bellissimi zoccolini neri e poi questa faccina molto simpatica, specialmente per le orecchie e anche gli occhi. Andiamo all'ultima, ma non meno importante, Aurora, che è la giumenta fjord. Mi piace molto la criniera così, doppio colore, liscia, la coda, questa coda girata così, poi ha una bella espressione, anche se non si vede, perché questa macchinetta mi sta salendo sui nervi stasera. E infine questi belli zoccoli. Ok, e questi erano i miei 3 acquisti, spiegati molto velocemente, anche troppo. E vabbè, quindi